Amici di Sky, appassionati di calcio, benvenuti a Torino, Stadio Olimpico, un saluto da Piero Gepardo, da Franco Causio. Questa è Juve-Atalanta. Nedved va a cercare la profondità, il movimento di Trezeguet alla caccia del pallone nel duello con Bellini, pallone che diventa poi buono per Palladino, diventa quasi un tiro in porta. Coppola si salva, occhio alla battuta, Coppola risponde a Nedved, occhio alla possibilità per il cross in mezzo verso Palladino, viene chiuso la Flocca, ripara, conclusione larga di un soffio, buona opportunità per la Juve con Nocerino, si era fatto ingolosire De Ascenti, stava caricando la conclusione, resiste, poi va a cercare ancora il movimento dentro verso Doni, sponda per Floccari, destro, Floccari, super Buffon, Molinaro, palla dentro verso Trezeguet, Carrozzieri allontana, poi la conclusione alta di Cristiano Zanetti, palla proprio per Nocerino che insiste, tiene lì il pallone Nocerino, palla per Trezeguet, c'è sempre lui, tocco arretrato, il cross in mezzo a cercare Trezeguet, sempre lui, la battuta in mezzo, la prima deviazione, Iaquinta, poi prova con il destro dopo la conclusione di testa, pallone che viene fatto girare da Nocerino, palla buona per Nedved, posizione regolare, Nedved prova, palla che supera tutto lo specchio della porta, la battuta verso Cristiano Zanetti, Coppola, Del Piero prova a inventare su Trezeguet, Trezeguet, e poi la chiusura di Pellegrino, ma che palla ha dato Del Piero, Trezeguet in mezzo, anche Marchioni a sostegno, Molinaro in sovrapposizione, il tocco per lui, buona l'avanzata di Molinaro, buona anche il cross, Trezeguet largo, palla dentro la parte di Ferreira, Pinto, poi Floccari, colpo di testa alto, parte Del Piero col destro, non c'è deviazione, parte Del Piero con il destro, Coppola, super Coppola, pallone allontanato, Carrozzieri va allo stacco di testa, poi pallone buono per Nedved, Nedved, bravo Nedved, 1-0 nel giorno delle 300 in A. Finisce qui con la vittoria della Juve per 1-0 con il gol di Pavel Nedved, continua la maledizione bianconera.